Siamo stati il primo governo, il 10 di novembre, a trovare la formula di garanzia per limitare i danni della crisi finanziaria. Internazionali che un giorno sì e un giorno no escono e dicono deficit del 5%, meno consumi del 5%, crisi di qui, crisi di là, la crisi ci sarà per il 2010, la crisi si chiuderà nel 2001. Un disastro! Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano. L'Italia aveva bisogno di rigore e di credibilità. Lo abbiamo fatto tenendo in ordine i conti pubblici e nello stesso tempo salvaguardando i redditi delle famiglie e dei lavoratori colpiti dalla crisi. Ed è stata la scelta giusta. Ha consentito di superare la crisi e di non farci trovare nelle condizioni in cui si sono trovati altri paesi europei. Abbiamo messo così alle nostre spalle il picco della crisi meglio di altri paesi, ottenendo anche la fiducia dei mercati. Nessuno nega la crisi, tutti dobbiamo lavorare per superarla. State ascoltando un imprenditore che ha 3 aziende in borsa. Il nostro problema è il debito, il nostro problema è il deficit. Sì, per l'amor di Dio, certamente, ma sono i soli problemi? Arrivo a dire, sono i problemi fondamentali? No, no, 3 volte no, sono 3 anni che diciamo questa cosa. Noi abbiamo un paio di altri problemi. Dopo una lunga stagione di bassa crescita, 8 anni su 10 avete governato voi, comunque chiudo qui, c'è stata una precipitazione, una contrazione che è avvenuta così forte solo in Italia. Ma volete prendere atto di questa cosa? Sono 3 anni che lo diciamo.